Ci sono i quadri di muschio crittografati e i tappi della solidarietà, l'utilizzo dello zafferano come antinfiammatorio e l'agristellario, ma anche la brace prêt-à-manger e i vini ancestrali con lieviti di montagna e una agricoltura con strizza l'occhio alla fantasia, alla creatività e alla ricerca scientifica. La protagonista dell'edizione abruzzese 2022 di Oscar Green, il concorso sull'innovazione promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che nella selezione regionale ha premiato 6 imprenditori per le idee e i progetti più innovativi. L'Oscar per la categoria Coltiviamo Solidarietà è andato a Camillo Zulli, direttore della cantina di Orsogna. L'Oscar per la categoria Fare Filiera a Federica Di Cecco. Per la categoria Sostenibilità a Kerry Roy, inglese innamorata dell'Abruzzo, trasferitasi in Italia poco prima del Covid. Per la categoria Campagna Amica a Marco Di Mascio dell'Agro Zootecnica Di Mascio di Loreto Aprutino, per la categoria Impresa Digitale a Nicola Crognale di Lanciano, Vini Ancestrali con Lieviti Mbriachelli a Sara del Monte della cantina di Orsogna 1964. Il direttore regionale Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo e il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Giuseppe Scorrano. Qui in Abruzzo quest'anno hanno partecipato una quarantina di giovani, tutti giovani con nuove idee, nuovi stimoli, con innovazioni che sicuramente all'agricoltura danno uno slancio in più, perché nonostante i 2 anni di pandemia e la guerra ancora in atto, vediamo che queste aziende intraprendono qualcosa di nuovo. Questa 16ª edizione va a premiare 6 aziende con le loro nuove idee, con il loro nuovo modo di fare agricoltura, soprattutto accompagnata dalla tecnologia Agricoltura 4.0. Queste sono aziende che vanno premiate perché queste sono le aziende che hanno un futuro. Stiamo vedendo come con una certa caparbietà da parte dei giovani, anche appunto con idee a volte che possono sembrare folli ma comunque innovative, si riesce a trovare il sistema per o ridurre i costi o efficientare la propria produzione, ma anche aggredire e toccare e trovare nuovi mercati dove poter appunto posizionare il proprio prodotto, che è frutto appunto di tanto lavoro ma anche di idee innovative e geniali.